L'incontro di oggi è con Lodovica Comello e lo facciamo per capire quello che è diventato una sorta di fenomeno mediatico a livello globale. Bella, sorridente, frizzante, è praticamente la showgirl più amata in questo momento e anche più richiesta. Dici? Allora, a soli Pensa, 26 pensa. anni sei attrice, cantante e presentatrice, conosciuta in tutto il mondo anche per aver vestito i panni di Francesca nella telenovela argentina Violetta. Esatto. Allora, scopriamo insieme chi è Lodovica Comelli. Innanzitutto, ti riconosci in questa descrizione? Mi riconosco, sì, hai detto tutto, non è saltato nessun passaggio. Cosa potresti aggiungere? Cosa potrei aggiungere? Beh, hai detto attrice, cantante, me la cavo anche Presentatrice? presentatrice, me la cavo anche con la danza, dai, ho studiato danza, quindi un po' ballerina. Allora, cerchiamo di capire insieme un po' qual è il segreto di questo successo, su che cosa si basa? Il segreto di questo successo? Beh, la prima cosa che mi viene da dirti è l'impegno, sicuramente, perché ho iniziato veramente da piccolissima a fare tutte queste cose, a studiare danza, recitazione, canto. E insomma, è questo il sacrificio, è il fatto di seminare e poi effettivamente vedere che qualcosa hai potuto raccogliere. Quindi questo, ecco. Ecco, ma per niente amante della vita mondana, in un'intervista recentemente hai detto che il successo non ti dà la testa, ma è ancora così? E Sì, penso di sì. perché dici questo? In base a cosa lo dici? Ma il fatto che comunque mi sento sempre la lodo di sempre, ecco, non sono cambiata. Faccio un lavoro particolare, che vabbè, mi sento di dire che è il lavoro più bello del mondo, perché mi porta ogni giorno ad essere in posti diversi, a fare cose sempre diverse, non mi ripeto mai, mi rinnovo sempre. Però ecco, in fondo ci sono sempre io, non mi dimentico da dove vengo e ecco, i sacrifici che ho fatto e come ti dicevo prima, gli studi e Quindi quello. quanto è importante lo studio per raggiungere questi Molto, obiettivi? E molto, 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 quindi che molto, consiglio daresti a una ragazza giovane che vuole intraprendere una carriera come la tua? molto. È questo, cioè di lasciare veramente anima e corpo sul campo e non si finisce mai di imparare, di migliorare, soprattutto in questo settore dove la competizione è agguerritissima e tu in qualche modo devi cercare di essere il migliore, nel tuo campo. Quindi. Ecco, ma quanto per esempio sei critica nei tuoi confronti? Per esempio, vediamo un po', secondo te qual è la tua maggiore qualità, il tuo maggior pregio? Allora, la mia maggior qualità è il fatto che sono. Vabbè, mi stanco, ma sono instancabile, nel senso che sono una lavoratrice, ecco, che è una caratteristica un po' della gente della mia terra. Che è il Friuli, Che è il ricordiamo. Friuli, Sì. esatto, siamo dei lavoratori. Difetto Difetto? è proprio il fatto di essere molto autocritica, non sono mai soddisfatta di quello che faccio, non mi piace rivedermi perché so che se mi rivedessi troverei mille difetti, vorrei rifarlo e non sarei mai d'accordo con me stessa. Quindi questo è l'eterna insoddisfazione. Ecco, ma cosa ti diverte di più? Cantare, recitare o presentare un programma? Questa è una bella domanda. Diciamo che sono come un libro, vado a capitoli. Ho avuto il capitolo della musica, che comunque continuo a portare avanti perché è un po' il filo conduttore della mia carriera, è una cosa che non abbandonerò mai. Poi ho avuto il capitolo recitazione, che sono stati i 4 anni in Argentina con Violetta, dove ho imparato sul campo a recitare, ho capito che mi divertiva un sacco farlo. E poi mi si è aperto il capitolo della conduzione, che mi sta dando grandissime soddisfazioni, mi diverto tantissimo, mi dà modo di esprimermi e di mostrarmi al 100% per come sono. Quindi non lo so, non saprei scegliere, ecco. Esiste un tuo grande amore artistico, un personaggio a cui ti sei ispirata o che hai particolarmente nel cuore o che senti particolarmente vicino? Sì, c'è un'artista che mi accompagna da quando sono piccolissima ed è Elisa, che peraltro è una mia conterranea. E sono cresciuta con la sua musica e quando mi capita di scrivere o di suonare o di comporre, cercare di comporre qualche cosa, mi ritrovo a pensare a lei un sacco e mi ritrovo a fare più o meno le cose che fa lei, ma per il fatto che la conosco veramente molto bene e quindi mi ci sento molto vicina. Quindi Elisa è il tuo più grande amore artistico, il tuo più grande amore nella vita? Beh, come persona dici? Sì. Vabbè, io sono sposata, quindi direi mio marito che è un ragazzo che ho conosciuto in Argentina, Tommy, e si è trasferito per amore qua in Italia.
dopo i miei 4 anni lì appunto in Argentina, quindi... E cosa ti ha colpito in lui? Di lui mi ha colpito... Allora, io l'ho conosciuto sul set di Violetta dove lavorava in produzione e lui ha proprio lo spirito da produttore, ma nel senso che è una persona molto organizzata, molto concreta, non c'è mai nessun problema, molto tranquillizzante. Io vivo nel marasma e mi perdo facilmente, sono molto indecisa, molto dubbiosa, quindi il fatto che lui sia una roccia mi trasmette molta sicurezza. Però tu hai anche detto che sposarsi oggi è molto rock. Cosa vuol dire? Molto rock. Cosa intendevi? Perché non lo fa... Vabbè, soprattutto a quest'età non lo fa nessuno. È una dimostrazione, a parte ovviamente di amore estremo, però è anche un atto di coraggio. Prendere una posizione così forte, insomma... io mi sono sposata l'anno scorso, quindi a 25 anni, insomma, non è da tutti. E sono contenta e soddisfatta della scelta. Ecco, la tua presenza nella telenovela Violetta è stata determinante nel successo, no? Della tua carriera, nel percorso professionale. Sì, assolutamente. C'è qualcosa della sudamericanità che hai importato nella tua personalità di artista, che hai fatto un po' tua? Qualche caratteristica dei sudamericani? Beh, sì, assolutamente sì. La cosa che mi ha colpito appena atterrata in Argentina è lo spirito delle persone, è il fatto che nonostante i problemi, nonostante le crisi, nonostante l'Argentina sia un paese molto difficile, ciclicamente i problemi politici, economici, insomma ne hanno di cavoli a cui pensare, però non perdono mai il sorriso, non perdono mai la gioia e la sudamericanicità, come dici tu. Trovano sempre un buon pretesto per essere contenti, per sorridere, per pensare alla vita, per essere sereni, ecco, quindi questo. Cioè, hai fatto un po' tuo questa caratteristica? Sì, l'ho fatta mia, nel senso che, vabbè, il lavoro è tanto, si corre, ci si stressa, però, insomma, è bene ricordarsi che comunque, insomma, cioè, mi è stata data, ho avuto un'occasione importante, sono una ragazza fortunatissima e quindi devo godermi al 100% la vita e quello che mi sta capitando. Praticamente tu eri una friulana catapultata in Argentina a 21 anni dopo un corso accelerato di spagnolo. Ecco, ma allora, ecco, ci sono aspetti della cultura argentina invece che hai fatto un po' più fatica a capire, che ti hanno magari un po' disturbato? Disturbato? No. L'unica cosa, ma è veramente una sciocchezza, ecco, è il fatto che io arrivando dall'Italia, da Milano... quadratissima, si lavora, non si sgarra, loro, come dicevo prima, sono estremamente rilassati, quindi i primi tempi ho fatto fatica ad adattarmi proprio sul set, ad accettare i loro ritmi di lavoro, che sono molto, molto, molto easy. Siamo in ritardissimo, un'ora in ritardo sulla tabella di marcia, non fa niente, ma sì, finiremo un'ora dopo. Però, ecco, questa cosa sì, ho fatto fatica ad accettarla, però una volta che l'ho ingranata, poi ho capito che ok, finisce un'ora dopo, però comunque hai vissuto tutto il resto della giornata con molta più calma, con molta più serenità e arrivi molto meno stressato, questa cosa. Qual è il tuo rapporto con i social media, Facebook, Twitter? Innanzitutto, sei tu personalmente a rispondere o a scrivere i tuoi tweets oppure c'è qualcuno che ti dà una mano? Che sono lo fa io, per te? Al 100%. Sempre? Sempre, giuro. Sì, no, ho un rapporto assiduo. sono molto attiva, ma anche perché basta veramente poco, ecco, per rendere felici le persone che ti seguono. Basta un retweet e una ragazzina impazzisce da qualche parte in giro per l'Italia o per il mondo. Quindi mi sembra un gesto carino e anzi un gesto dovuto. E quindi non costa niente. E poi, insomma, sono la prima che li usa per seguire gli artisti che mi piacciono, per sapere cosa stanno facendo. L'ultimo retweet di una ragazzina che hai fatto, l'hai fatta felice, che cosa conteneva? Cosa riguardava? Oddio, non me lo ricordo. Però sicuramente... Fatti personali o fatti artistici? Sono serviti una serie di... Ah, grazie, ah, cuoricini, non ci credo. Ah. Questo succede. Quanti follower hai su Twitter? Su Twitter è 1.200.000, non lo so. E su Facebook invece? Su Facebook 3 milioni. Senti, ma i tuoi amici, perché tu dici questi sono anche tutti amici, no? Ma i tuoi amici veri, quelli che frequenti, quelli con cui ti confidi, eccetera, sono rimasti gli stessi di 7 anni fa, quando non avevi ancora avuto grande successo, o sono cambiati?
Sì, sono rimasti gli stessi. Sono molto fortunata. Ogni volta che torno in Friuli a casa, ho il mio gruppetto con cui sono cresciuta, con cui ho fatto asilo, elementari, medie e superiori. Siamo un gruppo veramente molto compatto e sono felice di sapere che posso tornare quando voglio e che non sia cambiato assolutamente nulla. Ovviamente forse hanno fatto un po' fatica a capire il lavoro che faccio, i ritmi, e perché non torni mai, e perché non ci sentiamo mai. Io cerco di spiegargli che insomma è un lavoro che richiede molti spostamenti e sacrifici, però insomma non mi hanno mai fatto pesare la cosa e sono sempre lì pronti ad accogliermi col sorriso. E nel tempo libero, ammesso che tu ne abbia, che cosa fa la Dovica Comello? Cosa fa? Allora, bevo un Come sacco si di tè. diverte? Come si diverte? Allora, quando ho tempo libero, generalmente sono stanca e quindi sto a casa. Mi piace proprio godermi casa, ecco. E guardo, leggo, guardo serie, guardo film, mi rilasso, ecco, questo. Sono un amante del tè. Quindi mi piace fare gli intrugli. Però niente, no, sono tutte cose molto, attività molto tranquille. Mi piace, ecco, ricentrarmi e recuperare le forze. Il tuo rapporto con la politica? Perché? Pessimo. Perché pessimo? Allora, la politica come la matematica è un argomento che mi fa venire il mal di pancia. Nel senso che. Ma non lo so, non sono forse ancora riuscita a trovare un lato dove stare, una posizione. Cerco di far luce su certe cose, mi riesce molto difficile. Insomma, questo è un rapporto conflittuale, ma riuscirò a superarlo un giorno e a farci la pace. Allora, rendiamolo la domanda un po' più concreta. Secondo te c'è qualcosa che la politica potrebbe fare, per esempio, per aiutare i giovani che non trovano lavoro? Cosa dovrebbe fare? È un tema che tu Beh. senti questo? Beh, sì, difatti ho parecchi amici che insomma sono in cerca di, oppure finiscono l'università e non trovano degli sbocchi. Non so quale potrebbe essere una soluzione. Sicuramente cioè, urge uno scossone in generale. Secondo me, una cosa estremamente positiva sarebbe iniziare a dare più voce ai giovani. I giovani di oggi sono il futuro di domani, quindi cercare di capire le loro esigenze, cercare di coinvolgerli molto di più nella politica e nell'ottica di capire che cosa potrebbe servirgli insomma, in un futuro prossimo. Quindi niente, io darei più voce ecco, È un tuo impegno in politica in futuro? a loro. Assolutamente no, sei forte. No, no, bah, Allora. non penso, come ho già detto, un argomento mi fa venire il mal di pancia, quindi continuo a presentare, cantare, ballare, che sto benissimo così. Allora, torniamo a quello che stai facendo. C'è un programma tutto girato in auto, Singing in Sì? the Car, in onda su TV8, che ha avuto grande successo e che adesso viene riproposto, no? Nelle prossime settimane, no? Sì, sono riaperti i Ecco. casting, quindi. E che ha sempre te come conduttrice. Allora, Yes. innanzitutto la macchina la guidi veramente tu o è come nei film che è trainata su uno di quei carrelli? No, la guido veramente io, so che non sembra, però sì, la guido E ti io. distrai in tutto in quel modo facendo È un cantare? programma molto difficile, Sì. perché devo essere letteralmente alla guida della macchina, alla guida del programma, intrattenere chi ho di fianco, tenere le redini e il filo del gioco. Ci sono veramente molte cose a cui pensare. Quindi lo riconosco, ho fatto molta fatica all'inizio ad ambientarmi, a trovare il mio ritmo. La cosa della guida ci sono state delle polemiche per il fatto che si alzano le mani, eccetera. Mi dispiace perché è vero, è quello che si è Certo. visto, è quello e non è sicuramente un buon esempio. Chiaro. Comunque il tutto è stato registrato, girato in condizioni di massima sicurezza perché andiamo pianissimo, c'è una macchina davanti, una macchina dietro, insomma, Ecco, ma in questa difendo. seconda edizione il programma resterà invariato come nella prima o ci sono dei cambiamenti? Cosa prevedete di fare?
Ma questa cosa ancora non la so, non so bene, magari forse penso ci sarà qualche cambio a livello dei giochi, però Sì. non ho, sinceramente non ho E ancora come parlato ospiti con gli anche avete autori. già deciso? C'erano cantanti italiani Io non so famosi, niente, stranieri? mannaggia, mi piacerebbe saperlo. Anzi, ho qualcuno che vorrei invitare personalmente, quindi devo proporlo. Va bene, vuoi proporlo qua? Sì, allora vorrei tanto Elisa, Cesare Cremonini, se possibile, e poi Fiorello, ragazzi, cioè il capostipite del karaoke, sembra doveroso farlo sedere sul sedile nella Ma macchina. secondo te qual è il segreto del successo di Singing in the Car? Perché i critici sono anche concordi nel dire che si tratta di un mix di cose già viste, a basso costo, eccetera, però è successo. Quindi i critici non sono stati molto clementi, no, nelle loro critiche. Beh, è un programma molto, molto semplice, vero? Cioè, siamo su una macchina e quello è. Io penso che l'ingrediente passepartout sia la musica. La musica è la lingua che parlano tutti, che mette d'accordo tutti. Il karaoke è uno sport, tra virgolette, antichissimo, che diverte, io penso, veramente tutti, chi non è andato a un karaoke nella sua vita. E poi vabbè, c'è questa ambientazione un po' strana della macchina, è un po' inusuale. E secondo me il fatto di vedere anche gli ospiti, i VIP, i personaggi famosi seduti in macchina, li colloca in una specie di dimensione molto quotidiana, molto normale, molto accessibile. E secondo me questa è la cosa che diverte lo spettatore. Vediamo com'è macchina Alvaro Soler, cosa fa, se si diverte, se, non lo so, secondo me è questo. E poi stai invece preparando una versione per bambini di Italia's Got Talent, Kids Got Talent. Yes. Ecco, cosa pensi di introdurre per vincere anche questa sfida? Di Cosa penso, scusa? introdurre per vincere anche questa sfida? Ma allora, secondo me, molto schiettamente, la novità, la cosa forte saranno i bambini e le loro personalità. Io e Claudio siamo lì e il mio ruolo sarà come quello di Italia's Got Talent, forse un po' di più perché interagisco di più, vado letteralmente a casa loro prima delle riprese in studio, a trovarli, a conoscerli, a vedere le loro camerette, a vedere dove vanno a scuola. Però la cosa che risalterà molto, secondo me, sono le singole personalità dei bambini. Abbiamo scelto dei bambini che sono dei piccoli fenomeni. Chi è bravissimo in qualche disciplina, chi è un ottimo cantante, ballerino, acrobata, non lo so, e invece chi è semplicemente un bambino che ti fa morire dal ridere. Quindi sarà bellissimo vederli sul palco e interagire poi con Claudio che se può li distrugge, li metterà in altissima difficoltà e quindi sarà molto molto divertente. L'esperienza di Italia's Got Talent invece che hai fatto ti ha praticamente portato su e giù per l'Italia, no? Anche per fare i casting molte volte, no? Da Avellino a Udine, insomma, ecco. Che cosa ti dà il rapporto col pubblico in queste occasioni, diciamo, l'incontro con i fans in giro per l'Italia? Vabbè, è sempre un momento speciale, anche perché il pubblico cambia molto. Da nord a sud c'è un salto pazzesco. Forse al nord sono un po' più, fai un po' più fatica a conquistarli, a farti voler bene, al sud ti ricevono sin da subito, con un'euforia estrema. Quindi al nord hai questa missione di adesso ti conquisto pubblico, ci metterò meno tempo del solito. E al sud invece, vabbè, è sempre bello, i bagni di folla ti aspettano all'aeroporto, di qua e di là, poi sali sul palco e c'è il boato, insomma, è bello vedere proprio come cambia. Ed è bello vedere come sono affezionati al programma, come si divertono vedendo queste carrellate di concorrenti folli che spaziano da un'attività all'altra, insomma. È una grandissima soddisfazione vedere che stanno bene, si divertono assieme a noi. E cosa ci dici invece di questo film Poveri ma ricchi che hai già girato e che uscirà prossimamente nelle sale? È la prima volta che tu partecipi a un film vero e proprio? Sì, primissima esperienza cinematografica, esperienza molto positiva, vabbè, per forza di cose, insomma, sono entrata nel mondo del cinema, era un mondo completamente nuovo e oltretutto, vabbè, ho avuto modo già sin da subito di lavorare con personaggi del calibro di De Sica, Brignano, Mazzamauro, Ocone, quindi insomma, ho avuto molto da osservare, da imparare, mi sono molto divertita e sono curiosissima di vederlo perché secondo me sarà molto divertente, ci siamo veramente divertiti. E che cosa ci facevi invece nella puntata che festeggiava i 20 anni di Un Posto al Sole? Eri un po' Dove c'è un'intrusa. festa ci sono io, erano i 20 anni, sono andata a festeggiare.
No, mi hanno invitata, ecco, a fare questa apparizione in occasione del ventennale. Insomma, mi è sembrata un'occasione importante. Un po' Sansolè è la serie in assoluto più vista in Italia e far parte del progetto, anche solo per così poco, mi ha fatto molto piacere, quindi sono andata volentieri. Allora, il nostro incontro sta per terminare. Una cosa che vorresti fare che non hai ancora fatto, un sogno nel cassetto. Però un sogno molto personale. Vorrei andare a un concerto di Bruce Springsteen in prima fila e che Bruce mi tenda la mano e mi chiami sul palco e ballare così assieme a lui. Questo è tutto quello che io chiedo. Allora, ti auguriamo di poterlo realizzare. Grazie, succederà. Grazie mai, ma io ci spero. Grazie a Lodovico Comello. Grazie mille a te. Grazie. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Arrivederci. Ciao.